Qui a Piazza Navona incontriamo Geppi Rippa, già deputato radicale e anche ex segretario del Partito Radicale. Geppi, questa è stata una piazza in cui si sono estracornice di vittorie e di sconfitte radicali. Un tuo ricordo? Anzitutto è stata in una situazione di estremo dolore, una piazza meravigliosa, è la prima volta che si trova una piazza per una commemorazione laica che sia così piena di gente, così piena anche di, non dico entusiasmo perché nessuno conserva il sentimento dell'entusiasmo in un momento di dolore, però anche di risveglio e di tensioni positive che sembravano essere smarrite. Voglio ricordare quello che ho già detto sul palco, faccio riferimento al confesso che ho vissuto di Pablo Neruda, perché quel libro postumo del poeta cileno comprendeva una rappresentazione di una vita che aveva in sé molte vite e che viveva molte vite. Questo è stato Marco Pannella, una persona che ha su un piano dell'esistenza cercato di coniugare il ragionamento politico con quelli che sono anche i bisogni interiori dell'individuo e ha lavorato fondamentalmente per creare le precondizioni entro cui si può realizzare il cambiamento politico, che è le condizioni del cambiamento dell'individuo, della persona. Le battaglie per i diritti umani e per i diritti civili sono state le battaglie con le quali si è cercato di fornire alle persone, ai cittadini, gli strumenti perciò sono state tanto invise alle elite dominanti, perché soggetti che pigliavano coscienza e consapevolezza di sé erano estremamente pericolosi, rischiosi, assolutamente non governabili e, secondo una cultura odiosa del politicantismo, eterodiretti, cioè condotti verso una visione ideologica in una certa direzione. E quindi questa piazza, che per me ha anche un ricordo triste, perché il 12 di maggio, quando Giorgiana Masi viene ammazzata, io ero sul palco proprio qui nel luogo in cui era e fummo circondati, io rimasi fino all'1:30 di notte qui dentro chiusi mentre poi apprendevo della morte della povera Giorgiana Masi, e quindi di fatto è stata una piazza che ha rappresentato per me anche un percorso intenso di sofferenza, perché quella iniziativa comportò molti elementi di contraddizione per il sistema che cercò poi di scaricarceli addosso. Hai detto bene, una piazza che comprende però tanti ricordi di gioia. Il giorno in cui il divorzio vince e noi eravamo in questa piazza, avevamo già messo il palco convinti del successo, abbiamo potuto distribuire il numero di liberazione che aveva come titolo Ha vinto il no, l'avevamo stampato in un numero massiccio di copie sperando che vincesse, non che eravamo sicuri che vincesse, però era un momento di liberazione, non era il divorzio che pure è importante per la vita di coloro che vivevano una condizione familiare disperata, ma era una condizione di liberazione dell'individuo, della donna e dell'uomo, di dare al proprio progetto di vita una condizione di potersi esprimere dentro e fuori gli schemi che erano i lacci entro cui la società veniva controllata. Geppi, ovviamente adesso si sposta tutta un'elaborazione politica, si sposta al poi. Ecco, tu come vedi quale futuro vedi per il movimento e per le idee? Che sono due cose probabilmente che si può pensare che viaggino su binari separati, il movimento e le idee, cioè queste idee che sono importantissime, quelle che Marco ci ha insegnato, ci ha infuso, questa idea transnazionale, questo amore per la libertà. Ecco, con questa organizzazione riusciranno in qualche modo ad attecchire nell'opinione pubblica, ma non soltanto in Italia, anche all'estero? Guarda, la lotta politica che stiamo vivendo e il momento politico che stiamo vivendo in Italia e in tutta Europa è un momento estremamente drammatico, perché è un momento tra il quale si assiste alla lunga opera di assiccamento della politica come luogo entro cui l'espressione dell'individuo può realizzarsi. Per quanto riguarda la vicenda radicale, hai fatto bene a distinguere la traiettoria del movimento, la cui strutturazione è tutta ancora da riflettere, perché esistono il Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale, esistono poi gli altri aspetti che riguardano le associazioni che fanno parte della cosiddetta galassia radicale. E questo naturalmente rende complicato una risistemazione del tutto. Spero, dopo l'assemblea che è stata fatta recentemente a periodo transnazionale, che possa avviarsi una riflessione su questo. Per quanto riguarda i contenuti delle idee, io ti dico che sono assolutamente convinto che, al di là dell'ostracismo che hanno subito, sono idee talmente forti, contengono una cultura di governo e valori ideali e caratteri che sono propri dell'uomo umano, che non tarderanno a venire fuori. Come gli daremo forma organizzativa sarà il tempo che lo disegnerà. Grazie Geppi Rippa.